Buongiorno! Allora, la prossima settimana, prima dell'orario, questa super notizia, firmo i fogli per la casa, quindi avrò le chiavi mercoledì prossimo. Non vedo l'ora. Poi ho fatto un disastro. Praticamente, l'altra settimana, venerdì, se non mi sbaglio, dovevo andare all'estetista, però poi avevo spostato l'appuntamento perché dovevo andare da mio fratello, insomma, a prendere il regalo di compleanno che poi vi faccio vedere. E quindi l'avevo spostata stamattina, però solo che stamattina me ne sono scordata. Quindi non ci sono andata, ora gli ho già mandato un messaggio e mi sono scusata e gli ho detto se si poteva spostare. Comunque, allora, intanto vi faccio vedere il regalo di compleanno. Scusate per la luce, aspettate che alzo la volgibile, se no non si vede una mazza. Entrerà un po' di caldo, però pazienza. Allora, questo è il regalo di compleanno che mio fratello e mia cognata mi hanno fatto la borsa di Pierre Cardin, se qualcuno lo conosce non lo so, e questa me l'hanno presa un rosa, infatti non si vede, c'è la luce un po' sfalsata, comunque è rosa. Poi vi volevo fare vedere anche cosa ha comprato il mio ragazzo per la casa, la planetaria. Perché praticamente io li rompevo tanto i cosiddetti perché la volevo, solo che, come sappiamo tutti, nuova costano troppo e allora si era cercato usata. E poi abbiamo trovato questa, che praticamente questi signori non l'hanno, cioè è usata tra virgolette perché praticamente credo che abbiano fatto come abbiamo fatto noi con la televisione lavatrice, loro gli serviva il frigorifero, quindi mi sa che hanno preso il più caro e il secondo lo pagano la metà, oppure gliel'hanno data in regalo, non lo so. Comunque, fatto sta che, cioè, praticamente è nuova, c'è ancora tutto imballato, tutte le cose, e in più a questa c'è anche alcuni accessori, e praticamente ha questo qui, il tirapasta. Poi ha dove sono? Poi c'ha il bicchiere, però credo che abbia questo qui in vetro. Poi ha questo, poi ha questo, credo anche. Insomma, manca un po' di cose. Poi mancherà la centrifuga, perché comunque io voglio farmi i frullati, vabbè. Poi un altro regalo che mi hanno fatto è stato questo. Qui praticamente mia suocera e i miei suoceri, diciamo, mi hanno fatto il grembiule, questo qua, con tutta la fantasia tipo Snoopy, con la pecorella, per cucinare. Poi, se riesco a farvelo vedere, abbiamo preso anche questo abbiamo preso, che sarebbe il completo letto, infatti, con tutta questa fantasia, molto bella, solo che abbiamo sbagliato le misure perché queste sono 170, eccolo qua, 175 per 2, a noi ci serve 180 per 2. Dobbiamo andare a cambiarlo. Poi abbiamo preso anche questo che sarebbe il coprimaterasso da mettere sul letto. Infatti qui le misure sono 90. Abbiamo sbagliato anche questo. Abbiamo sbagliato anche il coprimaterasso perché no, però ditemelo anche voi perché non riesco a capire, c'è scritto due piazze,
Poi c'è scritto single 90x2 più bordo di 25 cm, quindi non ho capito se è due piazze o questa è la misura per solo quello singolo. Fatemelo sapere anche voi. Poi in un video dei miei regali di Natale, questo sicuramente l'avete già visto, a me mi hanno regalato anche le due tazze con i cucchiaini e gettini per le tazze da portare alla casa nuova. Tante cose, poi comunque ce le darà anche mia nonna, tazzine e altre cose varie. Poi abbiamo preso anche lo stendino, e vabbè, tanto lo stendino comunque interesserà a pochi, però vabbè. Ah, e poi abbiamo preso anche, se a qualcuno può interessare che gli servissero, i cuscini in memoria alla coppia con i punti, che sarebbero quelli tra tutti i traspiranti, infatti qui c'è tutte le caratteristiche. Praticamente, ora vabbè, non si vede niente, però ovviamente è fatto così di dentro che traspira. Se ne prendete uno vi serve 400 punti. Nel frattempo mi è arrivato qualcosa, un messaggio, penso dall'estetista, adesso vediamo. Sì, infatti. E niente, che dire. Poi c'è stato il mio compleanno, appunto mi hanno regalato, vabbè, quello poi comunque vi faccio un video a parte con i miei regali di compleanno. Ah, poi vi volevo chiedere anche una cosa: siccome noi abbiamo comprato l'Xbox qualche anno fa, ma forse l'anno scorso, vabbè, Apple, vero, saprà comunque. Solo che non ci legge più i DVD in Blu-ray. Quindi, se qualcuno di voi o qualcuna di voi sapesse il perché lo fa questa cosa, me lo dica. Tanto comunque è in garanzia, quindi portare a farla vedere la porta comunque. Legge tutto. Però i Blu-ray no, non si sa perché. Così di punto in bianco. Prima faceva e poi io boh, così no, non si sa. Vabbè, comunque. Praticamente qui vi ho fatto vedere un po' tutte le cose che avevamo comprato. Vi ho fatto vedere se anche quello. E niente, io vi mando un grosso bacione. Ah, che poi ci porteremo anche a casa nuova in questi quadri qui. Compreso questo, poi ci porteremo questo e anche quello lì ci porteremo, perché comunque diversi quadri non li abbiamo, cioè li dobbiamo mettere, quindi vabbè, comunque io vi mando. Ah, mio ragazzo aveva comprato anche questa qua, la, come si chiama, quella con la cerniera, la, non mi viene il nome, comunque avete capito. Vabbè, io vi mando. Ah, che poi portiamo a casa anche questo qui. Scusate se perdo pezzi per strada, ma sono entusiasta perché settimana prossima firmo i fondi. Comunque, io vi mando un grosso bacio. Mi raccomando, seguitemi anche sui social. Tanto trovate tutti i link giù nell'info box. C'è ad Instagram, Facebook e cose varie. Vi mando un altro grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!